tutti gli altri attributi che ho riferito inizialmente alle imprese. Quindi da questo punto di vista, imprese, unità della pubblica amministrazione, unità del terzo settore, sono entità utili alla società civile, entità che svolgono funzioni di rilevanza sociale, entità che hanno una grande responsabilità nello svolgimento della loro funzione, non nel fare da bravi, ma nello svolgere adeguatamente la loro funzione, perché in questo modo svolgono la funzione sociale. Tutti e tre insieme queste organizzazioni, siano condizioni o siano precondizioni per lo sviluppo e per il benessere, arricchiscono il territorio. Sono presupposti di una qualità globale del contesto culturale, politico, socio-economico, territoriale di riferimento, che se mancassero, questo contesto sarebbe povero, sarebbe poverissimo. La loro presenza lo rende ricco, attribuisce una qualità soddisfacente al territorio. Allora, dire che queste entità hanno una responsabilità sociale, intesa dal punto di vista dell'essere, non del dover essere, è fotografare una realtà. Io non mi meraviglio, anzi ringrazio che di questo si voglia parlare, perché, come dicevo inizialmente, non è un argomento sufficientemente conosciuto, tant'è vero che verso le organizzazioni è notevole l'ostracismo diffuso, per le imprese la parola che corre di più è ladri, per la pubblica amministrazione la parola che corre di più è fannulloni, per il terzo settore la parola che corre di più è non hanno altro da fare, o l'espressione che corre di più non hanno altro da fare. Ma di che parliamo? Parliamo di cose che non conosciamo. Se le conoscessimo, sapremmo che queste entità, tutte e tre insieme, hanno un enorme, decisivo valore per la qualità del territorio, del contesto socio-economico. Sono essenziali per la soluzione dei problemi, che l'uomo da solo non può, o la donna da sola non può risolvere, e quindi sono indispensabili semplicemente. L'augurio per concludere è che queste cose, che per me sono anche banali, non vorrei che fossero banali anche per voi, perché questo vorrebbe dire che vi ho fatto solo perdere tempo. Spero, anche se insomma le speranze non sono enormi per tanti motivi, spero che appunto sia riuscito a chiarire questo mio punto di vista. Se ci fossi riuscito, d'ora in poi parleremmo di queste entità col rispetto che meritano e ci scaglieremmo contro chi esercita nei loro confronti ostracismo, perché a ben vedere chi esercita ostracismo anche nei confronti di queste organizzazioni, oltre che essere autolesionista, sta facendo del male anche a noi. E quindi noi dobbiamo ergerci contro chi fa l'ostracismo, e purtroppo talvolta l'ostracismo è esercitato persino dai poteri politici, come è arcinoto, e non mi soffermo ovviamente su questo argomento, ma in ogni caso quello che vorrei chiarire fortemente è che abbiamo interesse personale a diventare difensori delle organizzazioni formali, siano esse imprese, siano esse unità della pubblica amministrazione, siano esse unità del terzo settore. Vi ringrazio per avermi ascoltato.